Adesso però c'è un primo obiettivo concreto, sono i campionati europei. Innanzitutto, da che cosa si riparte con questa squadra? Bene, la prima attività che stai facendo qui in Italia con la squadra nazionale è un lavoro, stiamo facendo la costruzione di una squadra nuova e con ragazze nuove che ha una piccola attività di beach e altra giocatrice con molta esperienza, e penso che il gruppo è molto interessante. Che lavoro avete fatto qui a Pescara innanzitutto? Sì, soprattutto la preparazione fisica con il mio compagno spagnolo Manuel, facendo un lavoro forte di preparazione fisica alla palestra e un lavoro di preparazione fisica alla sabbia forte e una costruzione di un playbook, un lavoro di tattica, perché la giocatrice ha un grande elenco di possibilità di lavoro in attacco e in difesa. Adesso non è finita perché si riparte immediatamente? Sì, perché dopo di questa attività partiamo a Portogallo, dopo a Spagna, dove facciamo alla mattina allenamento e per il pomeriggio facciamo di più partita contro squadra maschi, squadra femmine, squadra nazionale, squadra di club dalla Spagna, soprattutto facciamo un'Arena Mila a Nazaré. Penso che per fare tutto un secondo raduno con molta troppo come si dice attività di gioco. E poi ci sono i campionati europei, è chiaro, per tutti innanzitutto sarà un grande evento dopo una lunga pausa. Come arriva l'Italia? Io penso che ha fatto questo raduno molto bene, speriamo che a Portogallo e alla Spagna la squadra può fare un lavoro di tattico e giocare forte e una buona preparazione. Può essere che altra squadra ha molti giorni per lavorare o può essere che no, vediamo, perché è una incertezza questi europei.